nella società in cui viviamo, che è una società che tende chiaramente, spudoratamente al matriarcato, nei paesi più potenti di noi, basta pensare all'America, basta pensare alla Russia, basta pensare alla Cina rossa, le donne hanno un'importanza indiscutibile, hanno la ricchezza nelle loro mani, la potenza nelle loro mani, possono fare qualsiasi lavoro e possono comportarsi anche sessualmente come gli uomini. Secondo lei, Gabriele, c'è una parità sessuale tra l'uomo e la donna o no? Non c'è ancora, perché io direi che nemmeno la donna ha il coraggio di pretenderla, ha paura di perdere alcuni vantaggi tipicamente borghesi. Per esempio, in Italia ancora il concetto della ragazza madre è una colpa gravissima, a meno che non sia riscattata dalla popolarità. Ma è strano però questo, perché quando una donna è libera in tutti gli altri campi, perché ancora nel campo sessuale deve essere arretrata e schiava? Sono sempre casi isolati di una classe un po' avanzata, insomma. Sono casi di un'elite, insomma, a cui lei ha il potere di appartenere, no? Si bisogna fare la solita divisione tra nord e sud intanto. Bisogna fare una distinzione anche nel sud. Il proletariato, non parlo del proletariato contadino, è molto libero. La piccola borghesia è ancora ipocrita. E i contadini, allora la situazione è diversa. Per loro, che non posseggono niente, l'onore della donna è la ricchezza. Perduto quello, si è perduto tutto. Si arriva a questi assurdi, che sono certo deprecabili. Una famiglia di 4 figlie muore di fame perché solo il padre a lavorare. Le figlie non possono andare a lavorare perché possono perdere la verginità lavorando. Allora si sta a casa, ci si nutre di pane.